E siamo con Daniele Lo Sasso, imprenditore, un imprenditore che lo dico io, perché so che lui non lo dirà mai, ma di quelli che potrebbero essere definiti quegli imprenditori eroici, perché hanno lavorato, continuano a lavorare, ma hanno lavorato nel momento dell'emergenza sanitaria davvero 24 ore su 24, ha più di 200 dipendenti, attivo nel settore delle pulizie e la sua impresa si trova proprio in quello che è stato l'epicentro dell'emergenza sanitaria lombarda, Bergamo. Buonasera, Lo Sasso, benvenuto. Buonasera Roberta, grazie, un saluto a tutti i video ascoltatori e telespettatori. Allora, la vediamo sdraiato sul divano perché so che ha lavorato così tanto che la schiena l'ha abbandonata, nonostante la giovane età. Beh, grazie intanto per aver, come dire, mantenuto questo segreto. Effettivamente, dopo 71 giorni di duro lavoro, devo dire che mi sono concesso, anzi, il mio fisico mi ha chiesto 3 giorni di stop. Sono stati giorni un pochino duri, in quanto Bergamo è stato un po' l'epicentro, come diceva giustamente tu prima, Roberta, di questa situazione. Ci Ora sono state come delle va? fasi, il 23 di febbraio, in tempi non nascosti, capivamo, io ho capito, soprattutto ma anche gli altri imprenditori, abbiamo capito che la situazione stava diventando abbastanza critica, ovviamente per i imprenditori bergamaschi che sono abituati a lavorare 20 ore al giorno, capire che la situazione stava diventando critica non ci è voluto molto. Da lì abbiamo cominciato a prendere parecchie misure preventive da parte nostra e ovviamente poi è esploso tutto il lavoro che poi insomma ci ha investito in questi giorni. Allora, ripartiamo da lì, cioè come avete affrontato quei momenti anche andando ad operare, a sanificare quelli che erano proprio i punti caldi del contagio, tra cui anche le strutture sanitarie? Sì, allora possiamo suddividerlo in realtà in 3 step molto velocemente. Primo step, noi il 23 di febbraio abbiamo attivato subito una task force di persone dove hanno diciamo, cominciato ad avvolgere, mi piace usare questo termine, l'imprenditore quindi sto parlando del medico del lavoro, l'RSVP, l'organismo di vigilanza, l'RLS, che interpretavano, vedevano il cambiamento che c'era attraverso i DPCM e la cosa che mi ha sempre detto l'organismo di vigilanza che vorrei trasferire anche ai nostri amici che ci stanno guardando è che un DPCM non va a modificare una legge, cioè ci stiamo dicendo che il decreto 81 è la legge che è sempre stata in vigore, quindi il DPCM invece andava a buttare fuori delle novità. Perché dico questo? Perché l'ho presa così lontana? Perché in realtà se un'azienda ha sempre lavorato diciamo, con cognizione di causa, il Covid in realtà non ha fatto altro che andare a inasprire, diciamo, un momento così contingentato dove delle aziende rimanevano aperte e delle aziende invece cominciavano a chiudere. Noi come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato anche 72 ore di fila. Lo ricorderò sempre quel giorno in cui mi chiamò il presidente della Confartigianato di Bergamo, Giambellini, del quale si è dedicato molto all'ospedale degli Alpini, e noi avevamo appena finito il turno di 72 ore, ci avevamo smontato dopo aver lavorato, diciamo, in maniera, come dire, contingentata. Quel giorno io mandai un messaggio, era una domenica, se non ricordo male, no, era un venerdì, pardon. Dove mandai un videomessaggio ai miei dipendenti dicendo che mi stavo recando presso l'ospedale Alpini e che chiedevo a tutti una mano solidale, che era volontariato, ci tengo a precisarlo perché è corretto dirlo, che quel giorno chi sarebbe presentato con me, beh, avremmo combattuto insieme. Beh, se ne presentarono 43 dei miei dipendenti. Però. E ancora con un po' di commozione vi dico che è stata una giornata veramente, veramente storica, sia per me, che ho 38 anni, sia per Sidi, perché è stata l'ennesima dimostrazione che i bergamaschi, non solo hanno una grande volontà di lavorare, ma hanno un grande cuore. Si Ho nominato sente. l'ospedale Alpini perché entro nel mondo della sanità. Nel mondo della sanità vuol dire che tutte le cliniche, tutti gli interventi quando c'era un contagio Covid, quindi entro le 2 ore da quando magari c'era stato
un deceduto, CDIP ha dovuto intervenire. Ha dovuto intervenire con materiali molto più sofisticati, delle macchine più sofisticate come l'ozono, piuttosto che perossido di idrogeno, piuttosto che la clorexidina, quindi c'è stata una formazione da parte infatti, nostra, su questo volevo focalizzarmi. Che ci forniscono, e quindi c'è stato tutto una sorta di lavoro, questo è quello che vorrei cercare di farvi capire, ovviamente contingentato nell'emergenza Covid. Quindi, allora, ma è stato necessario portare a un livello più alto di formazione, di aggiornamento, quello che già i vostri dipendenti, appunto lavorando da anni anche con voi, sapevano fare? Quindi è stato necessario anche nel momento dell'emergenza prevedere un tempo per un aggiornamento professionale sull'utilizzo dei materiali, delle macchine, ma anche sulla protezione di se stessi e del cliente? Esatto, hai definito esattamente i quattro aspetti, no? Che sta intorno alla persona e ai dipendenti. Cioè, la formazione non è più una formazione solo del contesto esterno, quindi va bene, vado a operare con l'ozono e va, quindi la macchina va posizionata in una certa maniera, ma c'era proprio un discorso di PPM, per esempio di parti per milioni da introdurre all'interno dell'area, proprio per cercare di capire quali erano i contagi, quali erano, diciamo, il contenimento che bisognava dare in quelle strutture. Poi cambiavano le strutture, quindi c'erano le mense, c'erano le cliniche, c'era l'azienda invece che era produttiva, c'era quella labor intensive, c'era quella con il commerciale, c'era il retail, quindi c'era una marea, ovviamente noi essendo trasversali a tutto capisci che diventa tutto molto più difficile. Gli spazi, i luoghi pubblici, non so, per esempio abbiamo donato, questo ci tengo a dirlo, a tutte le forze dell'ordine, quelli del nostro territorio, trattamenti d'ozono. Sì, un conto è andare a fare l'ozono nell'ufficio del capitano, con tutto il rispetto, ma un conto è andare per esempio nell'ufficio passaporti, che fino a ieri evidentemente ha avuto un'esposizione molto più alta. Quindi allora la formazione comincia a diventare non più solo una formazione tecnico-scientifica dei prodotti e delle nuove attrezzature, ma una formazione nel far capire ai nostri collaboratori quali erano i punti critical point, così definiti, cioè quali erano quei punti di contagio che potevano essere, perché noi non potevamo essere con tutti i 220 dipendenti in tempo reale. È ovvio che la tecnologia, quindi piuttosto che le conference call fatte o con WhatsApp, quelle video WhatsApp, sono state moltissime con tutti i nostri dipendenti, che sono dotati ovviamente di smartphone, come voi potete immaginare, e allora abbiamo messo a punto una serie di, con i nostri tecnici, una serie di informazioni, facendo delle conference call con 20-30 persone, si riuscivano a capire in tempo reale, guardando anche tutti i vari spazi, su come interagire. Quindi contesto esterno, ma anche il contesto interno. Avrete capito, rispetto all'esperienza che ci sta raccontando lo Sasso, che la sua azienda, che è un'azienda che fa pulizie, si è inventata lo sviluppo di questa app per dare informazioni ai propri dipendenti, ma anche ai propri clienti. Infatti lo Sasso, su questo voglio tornare, cioè questa applicazione che avete fatto anche riconoscere, vi dava anche l'opportunità di garantire al cliente, proprio perché dovevate affrontare situazioni diverse, dall'ospedale a una casa privata, che però quella persona che andava nella sua casa, dove magari appunto il proprietario stava con i bambini, con i suoi affetti più cari, chiuso all'interno degli spazi domestici perché non aveva alternativa, la persona che andava a pulire, a sanificare la casa, era sicuramente una persona non contagiata e che quindi non avrebbe potuto portare da un posto all'altro il Covid. E questo è stato un grande valore aggiunto, immagino, di quello che è un po' la vostra esperienza. Ma sì, Roberto, guarda, in realtà vedi, come sempre, no? Quando uno, ci sono due differenze, perdonami, c'è l'imprenditore e il prenditore, no? Sono due classi. Il prenditore è quello che prende, è quello che prende. Per esempio adesso, scusa se sono un po' alterato, ma adesso voglio dire, è ovvio, no? C'è l'opportunità di sanificare il mondo e quindi si improvvisano tutti aziende di sanificazione. Fantastico, bellissimo, vuol dire che c'è questa domanda offerta e quindi il mercato risponde subito. Mi piace molto. Però il mercato dinamico ha delle cose. L'imprenditore invece è colui che imprende, cioè colui che cerca di vedere oltre. Allora, dico questo perché? Perché l'autorizzazione ministeriale che è concessa su questa applicazione mobile ci è arrivata nel 2018, non è che è arrivata nel 23 febbraio 2020 col Covid.
e la possibilità di certificare, non attestare, Roby, questo è importante, eh? Cioè attestare che io ho fatto una pulizia a un conto, certificare vuol dire che prevede il codice Ateco 8129 e che tu abbia fatto una scia in Camera di Commercio dicendo che hai le tue dipendenze un chimico piuttosto che un ingegnere che possa gestire e come dire, manipolare il perossido di idrogeno, la clorexidina, come dicevamo prima. Beh, io questa scelta la feci 2 anni fa, dove nel mio board ho inserito dentro, guarda caso, un perito agrario e un ingegnere, ma non pensando che mi servisse per il Covid, perché sennò voglio dire la è chiaro di cristallo. Che le cose non sono così, però mi ha permesso di avere queste abilitazioni e certificazioni. Questo per dirti che cosa? Che i miei clienti applicavano, entravano in questa applicazione, trovavano un'etichetta coronavirus, all'interno era segmentato il mio DVR, le informazioni del medico del lavoro piuttosto che dell'RSVP, ma a questo punto ho fatto un passo in più, settimanalmente abbiamo pubblicato il bollettino di salute dei nostri dipendenti. Ad oggi ti posso dire, Roberto, con un pochino di soddisfazione, dove noi questa scelta di non mandare le persone contaminate in una clinica, per esempio, che potevano essere contaminate o non potevano essere contaminate, abbiamo deciso che per esempio le stoppavamo 10 giorni, 12 giorni per poi farle riprendere. Questa turnazione ha messo in crisi completamente il mio ufficio tecnico, dove ho dovuto veramente lavorare, credimi, le notti per organizzare, per incastrare la persona giusta nel momento giusto e nel posto giusto. Ma mi ha permesso di pubblicare settimanalmente il bollettino di salute dei miei dipendenti, dove i miei clienti vi assicuro che hanno apprezzato, credetemi, e oggi posso dire che abbiamo avuto 0 contagiati e 0 quarantene. Grazie mille. Grazie a voi. Noi ci prendiamo 2 minuti di pubblicità e torniamo subito, state con noi.